sportivi di Mitico Channel, buonasera, benvenuti a questo primo appuntamento con la trasmissione Day After che vi terrà compagnia tutti i lunedì sera, questa sera in via del tutto eccezionale di martedì sera, perché insomma è il primo appuntamento di questa stagione. Lo abbiamo rinviato di 24 ore, così insomma questa sera possiamo anche dare qualche notizia in più, considerata anche la presenza che abbiamo qui in studio con noi. Dicevo, Day After, questo nuovo appuntamento, questa nuova produzione di Mitico Channel qui dagli studi di Mitico Channel presso il Conart di Foggia, che ci ospita e che ringraziamo nella figura del presidente. E naturalmente vado anche velocemente a presentarvi quelli che sono gli ospiti di questa sera. Questa doveva essere una sorta di numero zero della puntata, della trasmissione, della produzione, però visto e considerato che abbiamo il numero uno del Calcio Foggia 1920 qui in studio, diciamo che è il numero uno della stagione. Presidente Felleca, buonasera e grazie per essere qui con noi negli studi di Mitico Channel. Buonasera a tutti. Buonasera. Ringrazio anche il collega Luciano Gallucci che è con noi qui in studio. Buonasera, ciao a tutti. E allora, dicevamo, primo appuntamento, partiamo con questa nuova stagione, una stagione che non è cominciata, lo diciamo subito, nel migliore dei modi. Il Foggia ha perso a Fasano nella prima giornata di campionato, di questo ne parleremo anche con il presidente. Poi è successo anche che il tecnico Amantino Manzini si è dimesso e c'è la scelta ufficiale del nuovo tecnico che diventa a questo punto Nini Corda, che era già direttore generale del Calcio Foggia, quindi una soluzione interna per quanto riguarda gli aspetti societari. Ci sono novità anche su quanto riguarda, per quanto riguarda le gare del Foggia, che saranno visibili sul canale Eleven Sport, di questo ne parleremo tra un po' anche con il presidente, ma parleremo anche di calcio mercato, visto che ci sono notizie dell'ultima ora anche per quanto riguarda i movimenti di mercato del Foggia. Naturalmente con voi potremo anche interagire telefonicamente, lo faremo durante la serata, tra un po' vi mostreremo anche quello che è il numero che potrete formulare per le vostre chiamate, e potrete anche scriverci sulla pagina Facebook, lì dove state seguendo anche la nostra trasmissione. Detto questo, prima di addentrarci nelle questioni che più interessano ai tifosi, quindi il momento rossonero, direi di andare a vedere quello che è successo domenica in quel di Fasano, anche se non è andata bene. Noi, come tutti i lunedì, faremo anche il punto su quelli che sono stati gli avvenimenti della domenica. Andiamo a vedere cosa è successo a Fasano e poi con i nostri ospiti in studio parleremo del momento rossonero. Esordio amaro, il Foggia stecca la prima di campionato. I bellicosi propositi di vittoria della vigilia vengono rispediti al mittente da un sorprendente Fasano che vince con merito il confronto sotto gli scroscianti applausi del pubblico. Nel dopopartita l'allenatore La Terza assegnerà un bel 9 alla sua squadra. I rossoneri testano da subito gli avversari, provano a impostare la gara, emergono alcuni spunti, ma i biancazzurri sono pronti al contropiede e cercano la via del gol. Ed eccola al quindicesimo, Corvino, il migliore della partita e autore della rete, per Ganci che conclude, Fumagalli respinge. Bis di Corvino al diciannovesimo, questa volta per Diaz. Sono i preamboli delle mancate occasioni a ripetizione che si avverano al 28esimo, fuga di Forbes che cerca la porta, Corvino la manca d'un soffio e infine, dopo un batti e ribatti, conclude Ganci. E il Foggia dov'è? Eccolo nella prima conclusione a rete, ma siamo al 41esimo, il tiro è di Lo Schiavo. La differenza tra le due squadre si acquiscono nella ripresa, il Fasano allunga al nono, Corvino per El Kebu, palla in rete ma viene annullato per fuorigioco, inutili le proteste. Ancora Fasano al diciottesimo, Forbes per Diaz che scodella per la corrente Gonzales, palla sulla traversa, porta sguarnita. La squadra di Mancini diventa piccola e a corto di fiato nonostante tutte le sostituzioni. È il trentesimo e l'azione gol. Ganci favorisce Corvino che mette fuori causa Fumagalli.
C'è tempo ancora per emozionarsi al 39esimo calcio di punizione di Corvino, Gonzales di testa ma c'è la traversa che respinge. Un minuto dopo Viscomi per il Foggia a sorpresa, un'occasione in aria che spreca. In più rispetto a quello che si è visto domenica, anche perché insomma con il Brindisi e con il Nardò la squadra non aveva poi sfigurato, anzi sotto il profilo dell'impegno e anche della grinta aveva positivamente impressionato i nostri tifosi. Cosa è accaduto secondo lei a Fasano? Ma diciamo che come ho già raccontato in diverse altre trasmissioni e anche altri vostri colleghi, io credo che quello che è successo a Fasano sia una serie di situazioni da mettere insieme che chiaramente sono state un po' mascherate nelle due partite precedenti, diciamo che mentre a Brindisi si è disputata una partita comunque di Coppa Italia, anche se a ritmi abbastanza elevati, ma molto combattuta, con pochissime trame di gioco per entrambi, anche a Brindisi. Col Nardò abbiamo dato un segnale di gioco che è dettato molto anche dai ritmi bassi della partita, anche dalla qualità probabilmente dell'avversario in quel momento, che ci ha permesso di fare quelle giocate senza dover necessariamente avere un'amalgama degli schemi, delle cose che insomma si provano in allenamento, e chiaramente l'abbiamo pagata poi invece nella partita di campionato dove i ritmi sono alzati, dove abbiamo trovato una squadra già pronta rispetto a noi a livello di agonismo, a livello di forza fisica e anche di automatismi. A quel punto questo è uno dei motivi che ha determinato questa cosa. In più non dobbiamo dimenticare che la rosa era, come dire, mezza e mezza tra infortunati, squalificati e coloro che ancora devono far parte della rosa, i possibili nuovi acquisti che stanno arrivando. Tutte queste cose messe assieme, il ritardo, tutte queste cose assieme hanno determinato una sconfitta. Chiaramente non la digeriamo, non è che la giustifichiamo, però bisogna anche come dire, prendere atto di tutte queste micro cosettine, metterle assieme e dare una valutazione. Questo è quanto. Poi naturalmente, come diceva lei, la sconfitta di Fasano non ha fatto altro poi che andare a far emergere quelli che sono i problemi attuali. Le dimissioni di mister Mancini, come legge le dimissioni del tecnico che era arrivato a Foggia davvero con tanto entusiasmo e aveva insomma sposato il progetto Calcio Foggia? Sì, Alessandro è arrivato anche per mio volere, devo essere sincero, a Foggia con molto entusiasmo, con molta voglia di fare, con la consapevolezza di quello che andava incontro stando in un contesto come il nostro, che però probabilmente non aveva ponderato bene, devo essere sincero. Noi abbiamo chiacchierato a lungo, lui non lo so, non voglio dire cose anche che magari possono disturbare, però certo. Penso che lui abbia peccato di valutare bene questa cosa quando gli abbiamo fatto discorsi chiari per come doveva andare questa stagione, questa categoria, questo impegno da allenatore, che l'impegno da allenatore richiede molte energie oltre il campo, nel fare l'allenatore, controllare i video, controllare i giocatori, il mercato, gli schemi, le cose, per cui probabilmente ha poi tirato le somme, avrà fatto le sue valutazioni e noi, come abbiamo detto dall'inizio, noi lavoriamo sotto un progetto che deve andare avanti a prescindere da chi ne fa parte. Non dobbiamo né rimpiangere chi va via né pregare per restare. Questo è il nostro modo di essere. Abbiamo la soluzione in casa, la portiamo avanti e siamo consapevoli che siamo più forti che mai da questo punto di vista come organizzazione, e consapevoli anche che dobbiamo migliorare comunque sia il gioco, sia la parte come dire agonistica, e sia la rosa. Questo non vi è dubbio.
Volevo anche approfittare della sua presenza, Presidente. Stanno girando un po' di voci in città in queste ore, forse anche destabilizzanti, circa delle rescissioni che dovrebbero avvenire per alcuni calciatori. Lei si sente di smentire ufficialmente questa cosa e magari se ci può chiarire anche come la situazione, visto e considerato che da casa la invitano, anzi la ringraziano per quello che comunque sta facendo per questa città e la invitano anche a non mollare. Allora, chi sarebbero le rescissioni? Così per... Ma si parla di le voci, io le dico quelle che sono le voci che girano in città, si parla di una possibile rescissione di Iadaresta, Russo e Cadì, che pare diano già per ufficiale. Allora, Iadaresta oggi ha fatto un allenamento in disparte, è stata una grande occasione per farci una bella chiacchierata, per capire, siccome un ragazzo molto intelligente, tra l'altro un professionista, mi piace molto come persona, ed è stata un'occasione importante per chiacchierare, per chiedere anche, visto che lui è nuovo di questo progetto, cosa ne pensasse. L'ho visto abbastanza, sì, affaticato alla schiena perché avevo problemi nella schiena, ma molto, molto dentro il nostro progetto, il nostro modo di lavorare, questo mi ha fatto piacere. Poi chiaramente nel calcio non esistono anche cose che uno non sa, però in questo momento non è proprio così, assolutamente. Il Russo l'ho visto giocare tra i titolari oggi, tra i possibili titolari, forse perché magari non c'era Iadaresta, non so, però era bello che gasato in campo, assolutamente niente di tutto questo. Cadì non ho avuto modo neanche di vederlo, non so se è in campo, non c'è in campo. Poi premetto anche una cosa, questo per confermare che questa notizia non è, allo stato attuale non è reale. Cadì forse non so se oggi si è allenato, non me lo ricordo neppure di averlo visto allenamento. Però a parte questo, voglio precisare una cosa, che noi come società non avremo, come dire, remore a prendere dei giocatori e a lasciare andare dei giocatori laddove riteniamo che strada facendo possono non essere adatti a quello. Quindi insomma un cantiere aperto, sta dicendo. Cantiere apertissimo, ma questo sarebbe stato il colmo. Oggi è 3 sì, settembre, 3, sì. Abbiamo 27 giorni di lavoro, o 26 adesso non ricordo bene, tolto Ferragosto sono 25, non può che essere un cantiere aperto. Non siamo marziani, non abbiamo la bacchetta magica, non possiamo comprare giocatori di Serie A perché non vengono a Foggia. Questo è quello che abbiamo e con questo lavoriamo. I ragazzi vanno e vengono se ce n'è bisogno, quelli che restano vuol dire che sono a posto per stare con possiamo... noi. Prima di andare a sentire un attimo Luciano, sì, permettimi, capitolo corda. Sì. La decisione di chiamare in panchina l'ex direttore generale, a questo punto sì, possiamo dirlo, è una decisione che la società ha preso in tutta tranquillità e che naturalmente sa di aver fatto la scelta giusta. Beh, chiaramente sono io che ho fortemente spinto Corda a rimettersi la casacca per stare in panchina. Lui già da tempo aveva chiesto di non esercitare questo ruolo, ma di fatto credo che sia invece la scelta migliore, la scelta più giusta. Ritengo che lui, siccome è parte integrante nel progetto tecnico, anzi parte molto integrante del progetto tecnico, completerà questo suo lavoro dalla panchina. Questo è quello che gli ho chiesto, dopo una lunga chiacchierata anche con lui, dopo una lunga chiacchierata tra me, lui e Mancini, perché comunque noi ci siamo lasciati con Alessandro con ottimi rapporti, eccetera, eccetera. Ecco, questo adesso Nini Corda avrà l'onere di prendere la squadra per mano, come sa fare lui, e cercare di tirare il meglio, tirare il massimo da questo gruppo che, ripeto, è ancora in un gruppo da amalgamare e da completare. Tant'è che abbiamo anche già preso qualche altro giovane oggi, sì, che presenteremo domani probabilmente. Tra un po' faremo anche i nomi, insomma, di questi nuovi arrivi. Prima di parlare di mercato, Luciano, noi abbiamo seguito il Foggia anche nelle gare di Coppa Italia, abbiamo seguito il Foggia dall'inizio stagione. Un tuo pensiero su questo che è il momento e secondo te quali sono gli interventi che la società dovrebbe fare? Abbiamo qui il presidente, poi a cui possiamo chiedere ciò che vogliamo stasera. Io voglio approfittare per
evidenziare questa problematica. Beh, in città c'è un po' di malcontento, diciamolo, legato probabilmente all'esito dell'ultima gara, che ha fatto molto male, perché in molti si aspettavano una partenza diversa. E si sa, questa piazza è abituata a ben altri risultati. Da casa ci dicono di sottolineare al presidente che questa non è Como, quindi noi siamo a forza. Ma questa cantilena deve finire, certo, perché certo. Non capisco perché non è Como, certo. Non capisco il motivo. Forse perché questa è una piazza esigente. Sì, mi sta urtando questa cosa, perché questa non è Como. A Como il girone B non è il girone A, certo. Ma lo conoscono il girone B. Certo. Ma le hanno mai viste le squadre girone B? Io le ho viste, e oggi ho visto Fasano, Nardò e Brindisi. Vi posso dire che il Fasano, il Nardò e il Brindisi nel girone B lottano per non retrocedere. Per cui di cosa stiamo parlando? Ve lo posso certificare. Perfetto, questo. Va bene, ed è giusta questa sottolineatura. Ma Como, per vincere il campionato insomma, ci è voluto un mazzo tanto, con squadre come Mantova che sono di un blasone che non finisce più, le certo. tomba tutte noi. Ma di cosa stiamo parlando? Poi chiaramente questo non vuol dire che il girone H è facile, è difficilissimo, certo. Ma questo è come tanti altri gironi. Luciano, a concludere il tuo. No, allora la domanda era questa: a noi piacerebbe tanto, tantissimo, ritornare a parlare di pallone e non di fatti extracalcistici. Chiaramente ci sono stati gli episodi di Mancini, le dimissioni di Mancini, il ritorno di Ninni Corda sulla panchina, che adesso diciamolo è pressoché ufficiale, e la gara chiaramente di Fasano, che ha fatto molto male, perché nella gara di Fasano si è visto il Foggia più brutto in assoluto. Però attenzione, ricordiamo che il Fasano si allenava a Campitello Matese il mese precedente al nostro, quindi sono 30 giorni in più di preparazione. Okay. Però, Luciano, scusa questo... un attimo, anche questo termine che utilizate spesso, mi faccio partecipare dei tifosi perché, in questo caso. Io adoro la coerenza. Allora, il Foggia più brutto, ma di quando? È vero, delle ultime tre partite, tre ne abbiamo fatto, cioè di soli 30 giorni. È vero. 15 giorni di allenamento, perché la metà della rosa, infortunata, ha fatto una settimana di allenamento. Cioè, leggo sui social, io sono un uomo che vive sui social, ho letto le osannate, cioè mi avete osannato per aver fatto qua, aver fatto là, e questo vi ringrazio. Il giorno dopo la sconfitta di una squadra in cantiere aperto, leggo 480 messaggi ingiuriosi a momenti nei confronti della società, di Ninni Corda, della squadra, dei calciatori. Ma ci vuole un minimo di attesa. Io chiedo un minimo di attesa. Se questo fosse successo a dicembre, ancora uno dice vabbè, passato mezzo campionato, non avete tolto piede, ma una partita sbagliata in un contesto ampiamente giustificato. Io infatti ero ridicolo, però Roberto, voglio limitare il giudizio unicamente alla gara che si è disputata a Fasano. Bene. Sì, sono d'accordo, io sono il per primo che l'avrei cancellato. Ci tengo a gara. Sottolineare che chiaramente è una squadra che arriva atleticamente con problemi, perché è una squadra che si è fatta da pochissimo. Ci sono giocatori arrivati da pochissimi giorni e ancora ne arrivano, ne arriveranno, qualcuno andrà via, lo diceva lei poco fa. Quindi chiaramente è una creatura in essere che si sta facendo. Però qui chiaramente, ma questo non vuole essere un atto di accusa, chiaramente è una piazza difficile, complicata, perché arriva da una delusione enorme, dove voi come proprietà attuale non c'entrate nulla, assolutamente nulla, allora, questo sia ben chiaro. Però era prevedibile che al primo sfascio, tra virgolette, dalla prima gara persa, sarebbe accaduto un qualcosa un po' più di rumoroso, perché giustamente, come dicevi tu, cioè si è passati dalle stelle, magari solo per una partita persa, a tanti commenti negativissimi. Ma noi non eravamo alle stelle neanche prima, neanche infatti, 20 giorni fa. 20 giorni fa eravamo un cantiere ancora più aperto. Una situazione disastrosa abbiamo trovato, parliamoci chiaramente, abbiamo trovato le chiavi del Foggia con un blasone che non esisteva più. Certo, l'unica certo. cosa che esisteva al Foggia era lo stadio e la tifoseria. È gran cosa questa, ma non è una società quella. La società sono tante cose che bisogna mettere lì. Perché non parliamo delle cose che abbiamo fatto?
Certo. Non dell'errore di una partita. Parliamo del settore giovanile presentato ieri con 10 categorie dal 2012 al 2002, che forse Foggia era anni che non vedeva certe cose. Questo vi fa fare grande merito. Tra l'altro state anticipando i tempi, anche perché insomma in Serie D nessuno vi chiede di curare un settore giovanile, c'è la Juniores da curare. Voi invece state già guardando lontano in previsione anche futura. Io direi di andare con una telefonata, Presidente. Vediamo se c'è un tifoso da casa che cosa vuole interagire con noi, magari vediamo cosa le vuole chiedere. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto? Pronto? Sì. Chi è in linea? Può intervenire in diretta? Sì, sì, prego, prego. È già in diretta. Sono in diretta. Sì, sì. C'è il presidente, c'è il presidente che ti ascolta. Se ti presenti al presidente. Sì, sì. Perfetto. Io sto Magno da Foggia. Sono un ascoltatore, seguo le trasmissioni e seguo il fuoco. Pronto? Abbiamo qualche problema di ricezione. Pronto? Magari chiediamo al tifoso di richiamarci. Ci sta già richiamando. Pronto? Pronto? Pronto, sei in linea? È caduta la linea. Sì, sei in linea. Allora. È caduta la linea. Chi sei? Allora, come dicevo, mi scusavo a nome dei tifosi o pseudotaldi che in qualche modo l'hanno irritata. E volevo sapere quali sono gli obiettivi della stagione, l'obiettivo reale e se crede economicamente di poterlo supportare, tutto qua, se mi sono perso qualcosa, al di là della partita di Fasano che è stata ben preparata dal Fasano, da dei demeriti del Foggia, insomma, ecco, quindi solo questo, la certo. Ringrazio Presidente. Allora lasciamo rispondere al Presidente, grazie per il tuo intervento. Ma allora, gli obiettivi del Foggia, del calcio Foggia, chiaramente sono quelli di, oltre che se parliamo di campionato, chiaramente sono quelli di ritornare il prima possibile, possibilmente già da quest'anno, perché ci proveremo, certo, nel campionato dei professionisti, ma questo è scontato. Chiaramente noi proveremo ad arrivare i primi, poi ci sarà, facciamo le corna o un play-off, non lo so, noi proveremo ad arrivare i primi, proveremo in tutti i modi ad arrivare i primi, però... Siccome, ripeto, c'è il Cerignola, c'è il Bitonto, c'è il Taranto, c'è quello, c'è quell'altro, è chiaro che chi ha lavorato meglio, chi ha investito meglio, ma non in termini economici, che quello è troppo facile, chi ha investito meglio perché magari ha una rosa per l'80% dell'anno scorso e ha un lavoro fatto dall'anno prima e deve solo mettere 3 giocatori per rinforzarla, chi ha potuto lavorare a giugno per rifare una squadra decente, chi ha iniziato un mese prima di non allenarsi. A proposito di questo, Presidente, vogliamo andare a dare un'occhiata anche a quelli che sono stati i risultati di domenica, così facciamo anche conoscenza con le squadre del girone H di cui lei parlava prima. Allora, Agropoli Sorrento 2-1, l'Agropoli che tra l'altro è il prossimo avversario del Foggia domenica allo Zaccheria. Sì. A Fasano batte Foggia 1-0, ecco la sorpresa, la prima sorpresa della domenica, il Gelbison che rifila 3 gol all'Andria, che è una delle favorite del campionato. Il Gladiator batte l'Altamura 2-1, il Gravina batte il Nardò 3-2, il Bitonto, una delle papabili alla vittoria finale del campionato, vince a Francavilla 3-1. La Nocerina batte il Grumentum 3-1. Qui l'altra sorpresa, un Taranto che è dato favorito del girone, perde in casa con il Brindisi, e questo anche a supporto di quello che lei diceva prima, insomma non è sempre ciò che si fa o gli acquisti che si fanno che insomma danno la certezza. Taranto, l'anno scorso giocava in Serie D, giusto? Certo, è arrivato in Serie D. Terzo, mi pare. Sì, e tra l'altro sono 6-7 anni che insomma naviga in questa categoria. Voglio dire adesso non voglio fare paragoni, no, perché a me del Taranto poco me ne può fregare, ma se vogliamo un attimino rapportarci, una squadra come il Taranto che avrà investito tanto per vincere il campionato, che avrà un'amalgama costruita negli anni, che avrà la sua tifoseria, che avrà tutti i suoi benefici, che avrà iniziato un mese prima di noi e ha perso in casa 1-0. Certo. Il Cerignola invece recupererà il suo incontro con il Casarano il 18 settembre, tra l'altro un Cerignola che proprio in questi giorni, in queste ore, sta davvero facendo faville sul mercato calcistico. Andiamo a vedere la classifica
dopo la prima giornata, Presidente. La classifica è facilissima, anche perché insomma non si è pareggiato. Gelbison, Bitonto, Nocerina, Gravina, Agropoli, Gladiator, Brindisi e Fasano sono in testa a 3 punti. Cerignola, Casarano, Nardò, Sorrento, Altamura, Foggia, Taranto, Francavilla, Grumentum e Andria a 0 punti. Se mi posso permettere, io la classifica per quanto mi riguarda la guarderei al 15 dicembre. Va bene guardare quella della prima giornata. Poi questo è il prossimo turno, quello che si giocherà domenica: Bitonto Gladiator, Brindisi Nocerina, Foggia Agropoli, Casarano Taranto, Andria Cerignola, Grumentum Gravina, Nardò Fasano, Sorrento Francavilla e Altamura Gelbison. Naturalmente la gara del Cerignola ad Andria si recupererà, perché il Cerignola recupererà le prime 2 gare di campionato. Noi ci auguriamo che venga promosso il Cerignola. Beh, è anche Cerignola, insomma. Che il Tardi, sì, che Cerignola vinca il ricorso al TAR il 7 settembre, esatto, e magari ritrovarlo in Serie C. In questo girone interessa vincere a noi. Allora, Presidente, prima di continuare con la chiacchierata, ci chiedono da casa quando saranno pronte le tessere degli abbonamenti, visto che domenica si gioca la prima gara. Anche questo fa parte di quel discorso che purtroppo stiamo affrontando dai primi 10 giorni di agosto. Abbiamo iniziato in forte ritardo la campagna abbonamenti proprio per un problema organizzativo che non potevamo fare diversamente con Viva Ticket. Viva Ticket ci ha promesso che domani dovrebbe arrivare il toner che potrà permettere di stampare le tessere, e credo che già da domani, al più tardi dopodomani, le ragazze del botteghino potranno convocare a step quelli che sono i tifosi per ritirare le tessere in vari settori. Questo è quello che mi è stato detto oggi, però siamo ancora in attesa di questo materiale che serve. Certo. Ma ripeto, siamo in linea con il ritardo anche qua, purtroppo non possiamo fare miracoli. La campagna abbonamenti è iniziata il 20 agosto, cosa che gli altri hanno iniziato il 20 luglio, anche qualcuno anche prima. Non possiamo fare miracoli. A proposito della campagna abbonamenti, la solita domanda che insomma vi stiamo facendo da un po' di giorni in queste settimane: a quante tessere siamo arrivati, e se la dirigenza, cioè questa società, è contenta finora di come ha risposto il popolo rossonero? Per quanto mi riguarda, io sono contento a prescindere, nel senso che abbiamo superato i 3.000 abbonamenti, adesso speriamo andremo a 3.000, arrivare a 3.500, quello che sarà, per me è un risultato. Io ero abituato a altri standard, ecco, qui non è Como, qui sono d'accordo che non è Como. Certo. qui siamo molto molto più forti di Como, sono d'accordo, perché Como aveva fatto 1.000 abbonamenti il primo anno, poi comunque hanno frequentato la squadra durante l'anno, perché abbiamo fatto campionato di vertice, però non posso che essere grato alla fiducia data, probabilmente, ecco, ma è questo. È la coerenza che mi piace. Il tifoso coerente è quello che fa l'abbonamento, quello che tifa la squadra, quello che non può venire allo stadio per altri motivi, per la logistica, però continua a citare la squadra. Mi aspetterei più questo oggi, no? Se è data fiducia alla nuova società, nella mia persona e delle persone che ne fanno parte, io credo che sia il momento di lasciargli un po' di fiducia. Non è che alla prima occasione roviniamo tutto, anche perché non aiuta moralmente. Invece dobbiamo essere tutti carichi tutti insieme a risorgere. Dimenticare il passato, provare a dimenticare il passato, poi non possiamo piangere sul fatto che fino a 2 anni fa pensavamo di andare in Serie A. Non è più così, non ci possiamo fare più nulla, purtroppo. Non possiamo risorgere qualcosa che è morto, no? Poi magari si torna a vincere domenica, Presidente, si cancellano d'incanto tutte le polemiche di questi giorni. Questo è vero, ma non dobbiamo vivere sulla oggi vinci, domani perdi. Dobbiamo vincere. Essere più equilibrati, dobbiamo dare continuità a un progetto. Il progetto può essere lungo o medio termine. Noi, ripeto, quello che dovete guardare, anche tifosi, guardate quello che è stato fatto e che stiamo provando a fare. Abbiamo rimesso in moto un settore giovanile, non è poco, perché questa è la base di un qualcosa. Abbiamo ridato vita a una società che non aveva più una figura, ha cambiato lo sponsor tecnico, che è un contratto biennale rinnovabile per altri 2 anni. Vuol dire che il progetto è lungo, è di 4 anni almeno, no? Abbiamo dato alla società come dire una
ai tifosi la voglia di tornare allo stadio, che certo, questo non è poco. Certo, certo, e l'abbiamo certo. fatto con un mercato che non dobbiamo sminuirlo, perché voi parlate giustamente di squadre, di corazzate, ma se noi analizziamoli insieme la nostra rosa, Fumagalli, certo. ne trovate altri portieri più forti in Serie D, sinceramente? Voglio fare una domanda. Anelli, Viscovi e Maccarone, scusate, sì, i tre difensori centrali di cui che ne giocheranno quasi sempre due di questi. Trovatemi difensori centrali più forti, Coletti, certo. forse Coletti. Viscovi, tra l'altro, che ha vinto anche un campionato a Cesena la passata stagione. Quindi... Maccarone non ha mai giocato in Serie D. Sì, di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di giocatori che non conosco neanche questa categoria. Probabilmente, Presidente, i problemi del Foggia sono in avanti. E voi state provvedendo a riparare. Stiamo provando. Allora, cioè, no, andiamo al centrocampo. Abbiamo Gentile che ancora è al 50%, forse neanche. Lo conosco. Tra un po' sentiremo l'intervista di Gentile dopo Fasano. Lui non era contento non solo della prestazione della squadra, ma proprio della sua prestazione. Sì, poi Gentile bisogna anche incominciare a imparare a conoscerlo. Lui ha, magari essendo romano, un modo di parlare un po' esuberante, ma lui ci tiene alla società e alla squadra più che mai. Io stamattina sono andato a vedere il mister Corda, chiamiamolo ormai mister Corda, il mister Cau, e mentre tutti gli altri ragazzi giustamente erano libero uscita, Gentile si guardava i video delle partite precedenti, delle partite successive, lui si studia tutta la mattina i video. Questo è un segnale importante per me. Poi certo, in campo dovrà dimostrare adesso anche di mettere in pratica quello che sa fare. Lo conosco, in 2 anni mi ha fatto 26 gol, oltre che i gol, ma mi ha fatto tante cose belle, per cui sono fiducioso in lui. Per cui un centrocampo come lui, come Cittadino, come Salvi mi pare che non abbia mai giocato sì, in Serie certo, D. Certo, è vero. Ma possiamo dire che forse proprio nella gara, nell'ultima gara, Presidente, cioè sono mancati proprio a centrocampo, e lei mi dice sicuramente, io non ho motivo di dubitare che Gentile sia un ottimo giocatore, come Salvi sicuramente sono calciatori importantissimi in questa categoria, però diciamo un po' a centrocampo il Foggia ha sofferto tantissimo. Guardi, noi abbiamo sofferto, ahimè, forse la preparazione atletica, che la preparazione atletica è inciso, ma noi abbiamo sofferto per una serie di motivi. Intanto ci siamo arrangiati, perché il reparto difensivo quello che era, abbiamo messo Salvi in difesa, abbiamo un attimino liberato il centrocampo. Sì, un po' di problemi anche a livello di infortuni che hanno permesso al tecnico di schierare la formazione abbiamo migliore. Abbiamo i giovani che devono ancora maturare, abbiamo sofferto sì. tantissimo a destra, ci hanno fatto impazzire in quella fascia là, e comunque avevamo il giovane, non è che abbiamo tante risorse adesso da impegnare di 2001, stiamo lavorando anche su questo aspetto per migliorare, infatti il nuovo acquisto di... Sì, vogliamo parlare a proposito, sì. Presidente, dei nuovi acquisti. Lei ha portato stasera qui a noi in studio dei nomi, sì, tra l'altro possiamo anche già ufficializzarli. Samuel Dell'Icarri, di cui già si parlava domenica a Fasano dopo la gara persa contro la squadra di casa. Quindi Samuel Dell'Icarri, che è un ragazzo che arriva dall'estero. Giocava in Svizzera, quindi. Però lui ha fatto tutte le giovanili del Genoa, poi è sì. andato a giocare a Carpi, sì. è andato a Carpi, poi a Chiasso e ha fatto il 2 anni in Svizzera. Lui è un giocatore giovane, ma over, perché è 97, certo. ha un fisico esagerato, nel senso che un bel fisico da centrale difensivo, fa parte del 4 over, e 4 over che noi avremo in difesa come difensori centrali. Tra l'altro origini foggiane. Sì, di origini foggiane. No, poi ragazzo gambo, ragazzo educato, professionista. Sì. Questo tornerà utile, perché ecco, nella situazione in cui ci siamo certo, trovati domenica, certo. probabilmente poteva tornare utile. Sì, certo. Poi c'è questo nome nuovo che ci ha fornito questa sera, che è Christos Kourfalidis. Questo è un calciatore che sarà annunciato poi nelle prossime ore ufficialmente. Christos è un ragazzo del 2002, con una buona struttura, un greco, di proprietà del Cagliari, che abbiamo chiesto fortemente alla società perché a darci la mano, perché noi comunque col giovane abbiamo, soprattutto il 2001, abbiamo un problema sia di numerico, perché abbiamo pochi giovani nel 2001, e sia di nell'essere pronti a affrontare un campionato così importante a livello anche strutturale, perché il 2001 è un ragazzino. Per cui anche a livello fisico dobbiamo trovare. Ecco, con Christoph abbiamo deciso di lavorarci. Non è prontissimo neanche lui a livello proprio di preparazione, perché sta iniziando adesso, però certo. È giovane, entrerà subito
L'altro nome nuovo, che già era stato annunciato a fine settimana scorsa, prima della gara di Fasano, è Giuseppe Stagliano. Sì, sì, anche lui, un altro giovane che fa la parte del gruppo. Ripeto, noi abbiamo deciso di portare la rosa da 26 a 28, proprio per avere una rosa un po' più ampia. Chiaramente attendiamo la possibilità di trovare un attaccante di livello per completare la rosa. Abbiamo una telefonata in linea per il presidente. Pronto? Pronto? Pronto, Luciano? Sì, chi è in linea? Mi senti? Pronto? Sono Eugenio da Amsterdam. Ah, Eugenio da Amsterdam, qui dall'Olanda, presidente. Dall'Olanda per il presidente. Facciamo un regalo, Felica, per il presidente Felica. Allora, Eugenio, il presidente è qui, ti ascolta, puoi porre tutte le domande che vuoi. Allora, mi sento un po' male. Comunque inizio prima di tutto con salutare te. Sì, grazie. Siamo Eugenio. Il macchina Piaggio per un grande e vivo un grande in bocca al lupo per il nuovo programma. Grazie. Allora, per quanto riguarda appunto il benvenuto, ovviamente il benvenuto al presidente da parte dei migliaia fuori dal tavoliere e dall'estero come me. Sì, grazie, grazie, grazie tante, grazie. Allora, cosa chiediamo al presidente Eugenio? Io quello che chiedo al presidente, ho sentito poc'anzi che dice che c'è la possibilità di vedere tutte le partite del Foggia in diretta su Eleven Sport. Sì, e sì, conferma... sì. Allora, intanto ecco, grazie per averlo sottolineato. Noi, io mi sento anche di ringraziare Davide Pelusi perché... abbiamo quindi, voluto... quindi sono buoni i rapporti con Davide Pelusi, presidente? Certo, ci mancherebbe altro, no, perché io e Davide e la società abbiamo fortemente voluto provare ad accontentare soprattutto voi che state all'estero, ma quelli che stanno anche insomma fuori dalla Puglia, per cercare di dare continuità nel seguire la società. Per noi è stato uno sforzo notevole a livello economico, a livello di impegno, grazie al fatto che ci siamo, come dire, uniti a Eleven per fare questo progetto, siamo riusciti ad ottenere, grazie a Davide in particolare che ha seguito in prima persona questa cosa, siamo riusciti ad ottenere quello che avevamo, non avevamo promesso, ma che fortemente volevamo regalarvi, e questo è arrivato. Mi ricordo una famiglia venezuelana che mi scrisse, sì, e mi mandò una foto con tutta la famiglia e bambini chiedendo di dare seguito a questo progetto, e noi ci abbiamo provato, a soli 20 giorni, premetto, ci siamo riusciti. Grazie presidente. Allora Eugenio, sei in linea ancora? Le sono molto grato e vorrei ringraziarla per due aspetti. Perfetto, grazie Eugenio, grazie per il tuo intervento. Ok, grazie Eugenio per essere intervenuto qui in trasmissione, grazie a te. Allora, direi a questo punto di andare a seguire le dichiarazioni del capitano Gentile alla fine del match con il Fasano, un Gentile che è stato piuttosto critico verso la prova dei suoi compagni di squadra, ma anche della sua prova sul rettangolo di gioco. Il capitano non era sicuramente contento. Andiamo a seguire quelle che sono state le sue dichiarazioni in quel di Fasano. Capitano Gentile, Foggia comincia col piede sbagliato questa stagione, il campionato di Serie B. Che cosa oggi? Ma non ha funzionato sicuramente l'atteggiamento che abbiamo avuto, una squadra come la nostra non può assolutamente subire quello che abbiamo subito. Il portiere ha fatto magari 3-4 parate e ci hanno messo troppe volte a campo aperto, oltre che non abbiamo mai tenuto un pallino del gioco, veramente una brutta prestazione, non abbiamo scuse, non abbiamo alibi. Sicuramente io sono il primo responsabile e dobbiamo solamente abbassare la testa da domani mattina e ricominciare a lavorare, perché qui bisogna scambiare subito il treno. 35 minuti giocati bene, avete gestito bene l'avversario, poi nella ripresa, alta conclusione, lanci lunghi, insomma, avete fatto fatica a arrivare dalle parti della partita. Sì, ma neanche quei 35 minuti, perché poi dopo alla fine sì, qualcosina abbiamo fatto, ci potranno essere due rigori, però
però troppo molli, troppo abbiamo concesso troppo, non possiamo permetterci un campionato come questo da tutta una squadra come la nostra che in questo momento non può rischiare nulla e queste situazioni qua non dobbiamo concederle, quindi prima di tutto questo, poi dopo dobbiamo dare sicuramente molto di più. Passando dimostrato di essere più in palla di voi, più avanti con la preparazione sicuramente. Foggia di oggi però ha dimostrato di mancare di qualcosa di importante ancora nell'11 titolare, manca sicuramente qualche elemento che può dare esperienza a questa formazione. Ma sì, queste poi dopo sono valutazioni che farà la società, io posso dire che per quello che ho visto oggi sicuramente non abbiamo dato tutto, e magari crediamo di averlo dato ma non l'abbiamo fatto e questo è quello che è successo, poi se loro erano avanti un mese rispetto a noi la preparazione questo è sicuro, se erano più brillanti va bene, ma dobbiamo gestire meglio tutto da non subire a preparare azioni offensive e oggi non abbiamo fatto niente di tutto questo, ci siamo fatti prendere dal vento, dalla partita e non siamo stati quelli che dobbiamo essere, quello per cui ci alleniamo tutti i giorni. Così, esperto. Luciano, allora, queste erano le dichiarazioni del capitano Federico Gentile. Rispetto alla gara di Brindisi, anche quella con il Nardò, un po' sottotono il capitano, però quello che colpisce di questo calciatore, magari su questo può anche confermarlo il presidente, è che è un calciatore a tutto campo, lo vediamo nelle varie zone del campo, in attacco e a centrocampo. È l'anima un po' di questa squadra, possiamo dirlo tranquillamente. È quello che dirige un po' l'orchestra e... Ecco, io mi sono accorto di questo e chiaramente anche lui sta soffrendo tantissimo in questo momento. Probabilmente c'è, dal punto di vista atletico, un momento non proprio positivo, però è legato anche alla diversa condizione atletica delle altre squadre. Come diceva il presidente, sono partite molto prima, perché non dimentichiamo, il Foggia ha avuto problemi nel fare gioco a Fasano. Il problema, abbiamo visto tante volte il portiere tirare la palla in avanti perché evidentemente non c'erano soluzioni a centrocampo, perché gli avversari arrivavano sempre prima sulla palla, non si è stato capaci di fare più di 3 passaggi di seguito, quindi le problematiche si sono evidenziate sicuramente a Fasano, questo è quello che hanno visto tutti, però è un Foggia troppo brutto per essere vero, quindi ci sono delle scusanti sicuramente legate alla condizione atletica, al fatto che sono calciatori che stanno insieme da pochissimo. Il presidente non vuole sentire sta cosa. No, perché è troppo brutto per essere vero. Dopo 3 no, partite da quello che c'è. Era troppo brutto, è vero, ma non per essere vero, perché sappiamo perché era troppo brutto. Sì, no, per essere perché vero. Esistono le preparazioni un mese e mezzo prima, 2 mesi prima. È vero. Ma c'è un motivo, altrimenti andremo a giocare tutti. È vero, agosto, è vero. No? Presidente, ci chiedono da casa, no? In queste ultime ore si sta parlando tanto della figura di Ninni Corda, sì. Personaggio che conosciamo essere anche abbastanza sanguigno quando segue le partite, però ci dice un tifoso da casa, dice: tanto malcontento su Corda, ma sbaglio, negli ultimi 5 anni ha fatto 4 promozioni e un secondo posto ad un punto. Allora, io ho conosciuto Ninni Corda personalmente nel 2012, mi pare, no? Quando allenava a Savona. Avevo di lui soltanto le referenze precedenti nel 2012, perché aveva vinto, lui ha iniziato a allenare nel Cagliari, nel settore giovanile del Cagliari, aveva vinto tutto quello che c'era da vincere nel settore giovanile, cosa che il Cagliari poi non ha più vinto da quando è andato via lui, uno scudetto, giovanissimi eccetera. Quando uno vince, o che sia terza categoria o che sia Serie A, va vinto il campionato sempre, per cui vincere è sinonimo di essere vincenti. Poi è andato a allenare ad Alghero, ha vinto il campionato in Serie D, poi è andato a Tempio, ha vinto il campionato in Serie D, poi è andato a Savona e ha vinto 2 campionati in Serie D, è andato a fare i playoff e ha vinto, con un budget che era molto minore di quello che noi investiamo quest'anno in Serie C, lui ha fatto l'ultimo playoff, ha perso contro la Pro Vercelli, altrimenti il Savona sarebbe stato in Serie B storicamente. Sì. È andato a Como 10 anni fa e ha vinto un campionato di Serie D, è venuto a Como con me 2 anni, abbiamo vinto un campionato e un playoff perdendo il primo posto per un solo punto. Allora, quale allenatore in questo momento potremmo trovare migliore per fare un campionato di Serie D?
Allora, lei, voi. Lei si è arrabbiato stasera qualche volta per delle dichiarazioni, però adesso le devo anche leggere qualche commento. Sì, ma io qualche commento dei tifosi che insomma le vogliono bene, le vogliono bene, sicuramente stanno riconoscendo anche il lavoro che sta facendo. A me piacciono le critiche, credetemi, mi piacciono tanto, ma devono essere motivate, io le voglio poter rispondere. C'è Nicola che ci scrive: dovete baciare a terra se la domenica andate allo stadio e stiamo già a criticare 20 giorni dopo. Allora, Nicola, io ti ringrazio, ma anche questo mi sembra esagerato, nel senso che la coerenza, io non sono né un santo, ma neanche un diavolo. Certo. Allora, è quello che voglio... Allora, adoro la vostra accoglienza, perché per me è stata la spinta per farmi trasferire a Foggia, questo ve ne ringrazio. Però se poi mi piove addosso, cioè... Voglio crederci in questo calore, voglio crederci in questo affetto che avete dimostrato, però se poi mi viene addosso per una partita non ci credo più. Allora, stiamo regolari. Cioè, io non ho salvato la società da un... non mi piace neanche dire... Da una tragedia, sportiva, che abbiamo vissuto questa. Però poi, anche sociale. Dopo, il giorno dopo sono uno che manda avanti un progetto, e di quello che è successo prima. Come non voglio che se ne parli per quello che è successo, non voglio neanche che mi si dica più che io sono stato un santo perché ho fatto. Io sono adesso presidente del Foggia e vado avanti per il nuovo progetto. E voglio dimostrare giorno per giorno, se ci riuscirò, a fare quello che stiamo facendo, a portare dei risultati. Però giorno per giorno non vuol dire che dopo 20 giorni... Certo. Poi c'è un altro tifoso che a parte le scrive bravo presidente, poi le dà un consiglio: non legga i social perché Facebook è solo uno sfogo di frustrati. No, allora a questo in parte può avere ragione, però no, va bene così, perché i social è anche come dire, ti fa capire anche dove siamo, dove io sono capitato, no? Perché questa è una piazza che metti un link di un acquisto di una cosa e ti arrivano 500 commenti, se cioè non ti arrivano 4 commenti delle stesse persone. Qua c'è un vasto mondo foggiano oltre anche la Puglia, per cui è bene confrontarsi. Però invito agli uomini del ditino facile, prima di scrivere cazzate, posso permettere, certo. Di pensarci, o perlomeno chiedete, io vi rispondo quando posso, la società vi risponde quando può, tanto non ci nasconderemo su nulla, non esistono segreti. Se Russo deve andare via, ve lo dirò io per primo. Certo. Se Cadì andrà via, ve lo dirò io per primo, o ve lo diremo. Se arriva un grande calciatore, se arriva il bomber, noi saremo più contenti. A proposito di bomber, presidente, lei quando è arrivato a microfoni spenti ci ha fatto pure qualche nome di grandi calciatori che insomma sono stati avvicinati. Ve lo dico, ma io stamattina davanti allo stadio avevo davanti a me 10 tifosi che mi punzecchiavano in modo simpatico, no? Dicevo: ma che lo prendiamo la bomba, non lo prendiamo la bomba. Allora noi abbiamo, io ho detto: guarda, vi faccio ascoltare i messaggi vocali, e gli ho aperto il cellulare e gli ho fatto ascoltare i messaggi che ho avuto con Andrea Cocco e anche con Acqua Fresca, che non direttamente gli ho parlato io. Ecco, Acqua Fresca è un altro nome che sta facendo il presidente questa sera. Ma non arrivano, ve lo dico, cioè non arrivano, cioè così non ci facciamo false illusioni, perché Acqua Fresca mi ha proprio detto di no, vuole seguire altre categorie. Andrea Cocco, abbiamo una possibilità su 1000, perché lui comunque è corteggiato da squadre di Serie B come Lentella, Ternana, anche il C. Sì, per cui voglio dire, è da rispettare anche questo volere del ragazzo che ancora si sente di fare queste categorie. Noi ci abbiamo provato, chiaramente non ci sono soltanto loro sarebbero stati veramente quel salto di qualità che avremmo. Allora sì che parlavamo di Taranto, come dite voi, di Cerignola. Allora, non c'è questa possibilità, ma non c'è neanche per il Cerignola, neanche per il Taranto che arrivino certi giocatori, questo lo premetto. Gian Maria Perrone, scusi se la interrompo, sì. Gian Maria Perrone ci dice: non se la prenda, a Foggia, dopo che ci hanno rubato in casa, a Foggia ci sono i cani da guardia, sarebbero i tifosi in questo momento. Ma non c'è bisogno, tanto qua non ruba più nessuno, ve lo posso assicurare, questa è l'unica... Ecco, qua mi sento presuntuoso. Posso fare una domanda al presidente? Ma è un problema. Che non lo fai arrabbiare. No, faccio il giornalista cattivo. Non è la mia parte, perché voglio molto bene a Fellega. Ma è un problema economico l'ingaggio di un attaccante? Perché molti dei tifosi sostengono questo. Adesso ci fa sentire i messaggi. No, ve lo faccio leggere, perché allora non è un problema economico. Perché visto che siamo qua, leggi qua. Che dice? Roby, mi spiace, ma bisogna aspettare. Poi parliamo anche del discorso economico. E cosa ho detto io?
Per il discorso economico troviamo una soluzione. No, ecco, ok, no, scritto, allora io, abbiamo ascoltato okay, tutti. Lo sapete tutti. Non è un problema economico, non ho bisogno di vendere l'azienda, non ho bisogno di andare avanti con questo. Non abbiamo... È vero che non va via da Foggia? No, no. Perché anche questo ci stanno chiedendo. Premetto che ci stanno chiamando di tutto e di più per vendere il Foggia dal giorno dopo che l'abbiamo acquisito. Non è il nostro problema. Mi sono appena oggi ho ancora la valigia pronta per andare a trasferirmi definitivamente in una dimora familiare qua a Foggia, per cui perfetto. A posto. Quindi okay. Insomma, questo... Roberto Felec è uno di noi, possiamo dire. Sì, sì, finché mi volete, perché qui non so come. Questo è quello che succederà. Ecco. Certo. Poi chiaramente io lo capisco, ma secondo voi domenica io come sta? Domenica non l'abbiamo vista più dopo la partita. Scomparso. Cioè, domenica mi sono richiuso in camera dal nervoso, non riuscivo, perché per me poi io sono anche abituato a vincere, purtroppo ho anche questo problema, perché ahimè precedentemente ho passato 2 anni dove ho perso veramente poco, e perdere per chi sta fuori casa è una tragedia. Certo, certo. Ok, non hai neanche il calore familiare che dici stai con i tuoi figli, niente, ti distruggi in quella camera e speri che passi la settimana velocemente. Per cui peggio di me vi posso assicurare che non stava nessuno domenica. Ecco. Le posso chiedere invece sì. Ninni Corda come sta dopo la sconfitta? Ecco, lui forse, ecco, forse ho sbagliato, peggio di me poteva essere lui, perché lui proprio. Sì, comunque insomma, adesso a parte gli scherzi, Presidente, lei ha raccolto un'eredità piuttosto delicata. Questa è una piazza che dopo quello che è accaduto quest'estate ha sofferto e continua a soffrire, perché insomma dopo 19 anni avevamo conquistato la Serie B, ce la siamo vista portare via così di incanto il 24 di giugno senza l'iscrizione al campionato. Quindi lei deve capire prima di tutto la delusione della piazza, ma sicuramente con l'impegno, la volontà e anche con i risultati lei, sono convinto, riuscirà a riportare entusiasmo in questa piazza. Allora, io non lo so questo, io me lo auguro, cioè nel senso che comunque già il primo mese è stato da questo punto di vista è stato impressionante, però ecco, bisogna capire, non conosco bene il popolo foggiano, mi sono fatto un'idea del primo mese, dopo questa sconfitta me ne sto facendo un altro, ma non nel senso che sto cominciando a cercare di capire se... Che cosa succederà se le cose, ripeto, io faccio le corna, le cose si mettono in modo storto, perché io ho promesso di lavorare seriamente con impegno, però non ho promesso che vinciamo tutte le partite 3-0, non lo posso promettere questo. E non le vinci neanche se compri giocatori come vorrebbero, non so quali giocatori vogliono comprare. Io la faccio a lei questa domanda, mi deve dare una spiegazione, poi magari anche a Luciano do la possibilità di intervenire. Martedì scorso, nella consueta conferenza stampa del martedì di Ninni Corda, che ha preannunciato per tutta la stagione, metteva in guardia noi della stampa e anche il popolo rossonero, perché anche a Como pare che la passata stagione, dopo un inizio positivo in Coppa Italia, la squadra aveva steccato alla prima di campionato, quasi come se Ninni Corda avesse già previsto quello che poteva accadere domenica. Allora, è successo 2 anni fa, perché l'anno scorso fortunatamente siamo riusciti, nonostante l'anno scorso abbiamo avuto il problema del non ripescaggio, un po' come il Cerignola quest'anno, sì. Abbiamo aspettato, ma nel frattempo siamo stati bravi da costruire una squadra molto forte per la Serie D in attesa di essere ripescati oppure no, e a quel punto abbiamo affrontato il campionato di Serie D con una squadra molto forte, però ci siamo allenati dai primi di luglio, pertanto siamo arrivati al campionato già pronti, anche con un'amalgama dell'anno precedente, una rosa dell'80% fatta dell'anno precedente. Quello che dice Ninni Corda è l'anno precedente ancora, l'anno prima, 2 anni fa, abbiamo preso esattamente il Como dal fallimento, certo. Il 7 agosto, proprio me lo ricordo benissimo, siamo partiti l'8, il 9 in ritiro, e chiaramente abbiamo fatto bene in Coppa Italia perché i ritmi erano da Coppa Italia, la prima di campionato l'abbiamo steccata, ma noi... Non l'avevamo messo in preventivo, noi siamo arrivati primi in classifica inseguendo Prosesto Gozzano alla prima del girone di ritorno. Più o meno quando vedremo il Foggia in testa? No, io mi auguro il prima possibile, anche perché è un tormento inseguire tutto l'anno, quindi io mi auguro che questo è un girone secondo me più equilibrato, a livello, nel senso che
ritengo che non sia più forte del girone B, questo certo. Ne sono quasi certo, perché comunque le squadre di vertice saranno forti, ma non credo che siano più forti del Mantova che io ho visto l'anno scorso con nomi di alto livello. Ritengo che però quando vai a giocare con le ultime, le penultime, le terze, giochi comunque una partita importante, perché loro giocano alla morte ed è difficile fare il risultato, allora diventerà più equilibrato, questo sicuramente. Luciano, un intervento tuo con il presidente. Sì, no, io la domanda che faccio, alla luce sicuramente il presidente conosce, poi diamo spazio a un paio di telefonate. Sì, conosce come giocava il Como, come ha vinto il Como in questi ultimi due campionati. Sì. Il Foggia che noi non abbiamo ancora visto, troppo perché, brutto. Esatto, quello troppo brutto, tra virgolette. Come sarà invece il Foggia come modalità di gioco? Ecco, a parte lo schema che conosciamo, perché 3-5-2. Esatto, sì, penso che sia giocherà in modo molto simile al Como dell'anno scorso, perché comunque il modo è lo stesso. E vi invito ad andare a vedere delle partite, ci saranno su tutti i siti probabilmente, certo, partite, certo. Guardatele, si lavora molto sugli esterni, si lavora molto sulle palle alte, sulle seconde palle, sulle spizzate, tutta una serie di giocate diverse l'una dall'altra, però è anche vero che questo è un campionato che l'impiego dei giovani, che ci piace o no, aumenta la percentuale di errore. E la percentuale di errore tu la devi mettere dopo la metà campo, tondere la tua metà campo. Allora, perché la palla spesso va molto più alta che bassa rispetto a una serie B, rispetto a una serie C? Perché tu devi comunque limitare il margine di errore, soprattutto perché i giovani giocano negli esterni prevalentemente. Allora tu, se fai un giro palla, rischi di l'errore, aumenti la possibilità di errore. Sì. Non, questo non vuol dire che non devi girare la palla, certo, certo. Però lo devi fare in modo graduale. E devi variare le giocate. Questo è. Noi non siamo riusciti ancora a fare nulla di tutto questo, perché non siamo ancora in grado. Io credo che Ninni incomincerà da questa settimana con la rosa quasi al completo a lavorare, perché oggi sono andato all'allenamento e fortunatamente ho rivisto, a parte Notari Stefano che ancora non è riuscito a rientrare nel gruppo, e Iadalesca che comunque è una buono, cosa, buono, ha recuperato. Buono ancora no, anche lui, però Buono è riuscito a fare almeno una parte della preparazione, mentre c'è Natale Stefano praticamente nulla. Natale Stefano è un altro giocatore che a noi ci sta mancando, perché è un giovane importante come Salines. Non sì, so Salines come... è positivissimo in questo, ottimo, 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 in questo momento è il giovane che sta dando più garanzie. Ma li abbiamo, perché anche Notari Stefano, anche Campagna è un bel, certo, giocatore, Campagna, bel giocatore. Campagna molto positivo anche lui. Piano piano però adesso però ce lo possiamo dire, visto che non ci sente nessuno. Ma i calciatori vanno via loro o li state mandando via voi? E quali? Quelli che dovrebbero andare via. Beh, ancora non abbiamo mandato via nessuno. Allora, Mattia Gallon, torniamo anche così, torniamo alle calende greche di 20 giorni fa. È l'esempio del fatto che noi non guardiamo in faccia a nessuno. Ninni e Mattia sono. Mattia ha cresciuto Gallon. Cioè, Mattia è stato cresciuto da Ninni, scusate. Sì. Però Ninni, nonostante tutto, riteneva che in questo momento lui non poteva percorrere un percorso diciamo fatto di molto agonismo prevalentemente, e abbiamo fatto delle scelte insieme. Ma vanno via e li mandiamo via, perché le cose si fanno anche da sole, nel senso che se tu parli chiaramente col ragazzo, è così come quando arrivano, arriveranno. Io ripeto, il cantiere è aperto, noi non abbiamo scrupoli nel chiedere di andare via, nel chiedere di arrivare ai ragazzi. Noi dobbiamo pensare alla Foggia, a costruire una rosa la più competitiva possibile, e il mercato della Serie D ti permette di prendere degli svincolati dalla Serie C, ti permette a novembre di riaprire il mercato, a dicembre se ne apre ancora un altro, certo, dei professionisti. Saremo, finché non troviamo il giusto, come dire, la quadra, noi continueremo a lavorare. E chiaramente non vuol dire che per questo dobbiamo aspettare a vincere partite a dicembre, dobbiamo vincere lo stesso tutte, però così, lavorando anche da... Prima di dare spazio a qualche telefonata, le volevo dire che sia... presa una grande responsabilità, perché tanti tifosi scrivono Felleca è il mio presidente, quindi insomma grazie. Una grande responsabilità, sì, sì. Pronto, vediamo chi c'è in linea. Pronto non abbiamo, vediamo chi c'è. Pronto sì, la sentiamo, con chi parliamo? Pronto? Pronto, Mario da Foggia.
Sì, allora, ripeti il tuo nome che non abbiamo sentito. Ci sei pronto? Non sentiamo bene, va bene. Allora aspettiamo magari che ci richiami. Ecco, c'è un'altra telefonata, vediamo. Pronto? Ciao, buonasera Mario da Foggia. Ciao Mario, buonasera. Allora, ti sentiamo bene. Il presidente è qui, che cosa gli vogliamo chiedere? Auguri per la trasmissione. Grazie Mario, grazie. Ti piace la trasmissione, Mario? Io sento a tratti una... Noi ti sentiamo bene, eh? Ah, ok, diciamo adesso sì. Sì. Dicevo, ti piace la trasmissione? Non gli piace. Pronto? Mario? Abbiamo problemi con le telefonate. Allora, abbiamo questo, vediamo con un altro ascoltatore. Pronto? 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 Sì, con chi parliamo? Pronto? Sì. Buonasera, sono Guido, chiamo da Foggia. Ciao Guido. Allora, cosa chiediamo al presidente? Allora, innanzitutto volevo salutare anche Biagio che... Sì, è dietro le... questa sera è dietro le quinte. Sono sempre gentile nel rispondere. Questa sera è dietro le quinte, Biagio. Pronto? Sì, ti sentiamo. Adesso mi sentite? Beh, certo, perfettamente. Ok, allora dicevo saluto Biagio e Francia innanzitutto perché sono sempre gentili nel rispondere a tutte le nostre domande. Sì. E poi seguono la loro trasmissione. Grazie. Volevo chiedere al Presidente, innanzitutto lo volevo ringraziare perché comunque è da dare il merito che grazie a noi stiamo guardando il calcio ancora. Io stamattina ho portato mio figlio che ha appena 2 anni al campo, l'ho portato proprio dentro il prato. Perché per noi la squadra di calcio non rappresenta soltanto il calcio, ma per me, per come la vivo nella mia famiglia, è un valore. Quindi la viviamo così, Presidente, non se la deve prendere se ogni tanto a Foggia si esagera con i commenti, però siamo anche tanto. Sì, è vero, l'abbiamo sottolineato che insomma si è sofferto tanto quest'anno. Sì, ma a volte un po' di vuoto, ecco perché ho l'impressione che sì. Non mi sentite. Sì. Niente, poi volevo dire al Presidente una cosa, cioè questo atteggiamento che io sto vedendo, a prescindere dal fatto che ovviamente non si può cambiare così umore dopo una partita, ma qui fa parte della piazza, nel bene e nel male, ma questo atteggiamento, diciamo, fatemi passare il termine, da caserma militare, cioè dove oggi fa quello che c'è... Non lo so, io credo che la strada del buonsenso, un po' in tutti i settori della vita, ma in qualsiasi azienda, come in qualsiasi ambiente di lavoro. Io ho detto che bisognerebbe essere un po' più equilibrati. Ma lei parla, mi perdoni, parla... Non ho capito. Ma lei parla in merito a quella che è la decisione di far allenare la squadra alle 6 del mattino? No, io parlo del buonsenso perché, allora, siccome si parla come al solito di giocatori che... no, non si sa chi rimarrà, chi non rimarrà, chi sarà con noi, chi non sarà con noi. Cioè io penso che un minimo di certezza bisogna pure averla. Ma se si fa un progetto con una squadra, con una rosa di 26 calciatori, 24, quelli che siano, non si può pensare che ogni momento partendo in discussione. Ma io mi sento di dire che il buon senso ci deve essere. Certo, è normale questo, che certo. I giocatori devono dare il loro, però anche da parte di chi li sta guidando, li sta dirigendo, solo un minimo di buon senso e un attimo di, come dire, di tolleranza, perché alla fine non, il muro contro muro nella vita ho imparato che non serve a niente, Presidente. Dipende da quello che vuole dire. E poi volevo fare un attimo. Facciamo rispondere il Presidente. No, le lascio il modo insomma di rispondere. Volevo chiedere se per caso la società, quindi nella sua persona, il direttore, aveva sentito il nostro vecchio capitano Cristian Agnelli, perché insomma
non ho sentito parlare per niente, si è parlato di Grego, si è parlato, insomma, io credo che un rappresentante, insomma, della Foggianità, ma a parte le sue doti tecniche, che in questa categoria secondo me può fare la differenza. No, no, non l'abbiamo, non l'abbiamo sentito. Allora sentiamo il presidente, sentiamo il presidente a proposito di questo. Capitano avrebbe potuto, quantomeno ha avuto la possibilità, insomma, di essere perfetto. È perfetto, è molto chiara la tua domanda. Sentiamo il presidente cosa ne pensa. No, non l'abbiamo sentito, ma non abbiamo sentito tante altre persone. Non l'abbiamo sentito. Tutto qua non era nei nostri programmi, ma forse neanche di una gran parte della tifoseria di Foggia, da quello che mi risulta. Ma a prescindere da questo, volevo spiegare un attimino quello che è il suo, la sua considerazione in merito alla caserma, alla, insomma, all'esercito. Allora, noi abbiamo sentiamo il presidente. Voglio spiegare così magari ascoltano anche gli altri. Quando diciamo che noi siamo in un cantiere aperto, lo diciamo perché abbiamo iniziato anche noi a questo cantiere ad agosto, no? Se, certo che è chiaro che qualche scelta la fai affrettata, qualche scelta la fai anche non ponderata al 100%, perché non ci sono i tempi. È chiaro che la gente va e viene per questo motivo, non perché c'è il sergente di ferro che bastona e le persone le manda a casa oppure ne fa venire delle altre. Purtroppo dobbiamo recuperare la strada perduta. Noi siamo partiti per Bari oggi e c'è gente che è partita da Barletta, è già arrivata a Barletta, no? Dobbiamo raggiungere quella gente che è arrivata a Barletta più velocemente possibile, e lo possiamo fare accelerando il nostro lavoro. E il lavoro, a volte accelerarlo vuol dire anche fare delle scelte mirate, azzardate, veloci, anche pesanti, dolorose a volte, sia economicamente che anche a livello personale. Se vogliamo recuperare il tempo perso, dobbiamo lavorare così. Perfetto. Qua. Grazie per il tuo intervento, ti salutiamo. Ciao, buona serata, continua a seguirci. Buonasera. Allora, vediamo, ci dovrebbe essere un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Vediamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Ritardo Mario da Foggia, prima era caduta la linea. Sì, ciao Mario. Allora, velocemente la domanda al presidente. Niente, prima di tutto volevo ringraziare infinitamente il presidente per aver rimesso le basi per una partenza. Cambia la pira della passione, pensi d'uomo per la passione, perché qui si vive di calcio e presto se ne accorgerà. Niente, volevo solo strappare una promessa, sì. Possiamo farcela o meno, dobbiamo farcela, salire però, deve mantenere sempre la stessa chiarezza come oggi. E volevo sapere se, certo, dei giovani, inizialmente si parlava anche di strutture. Settore giovanile, parlavi? Forte in bocca al lupo. Noi dalla nostra parte abbiamo risposto al settore giovanile e di strutture anche per il campo dell'allenamento, perché ad oggi ancora non abbiamo... Se avete provveduto anche per le strutture. Allora, grazie Mario, grazie per il tuo intervento. È chiaro che dopo 20 buona giorni... Buona giornata. Dopo 20 giorni, Mario, non possiamo avere messo mani anche sull'impianto del settore giovanile, però abbiamo messo le basi per un... Intanto abbiamo messo delle regole, e le ho messe io personalmente, per quanto riguarda l'identificazione degli impianti del settore giovanile. Ho chiesto al responsabile del settore giovanile di trovare solo campi in erba sintetica o in erba vera, e così è stato fatto, mi hanno accontentato. Abbiamo speso qualcosa di più, ma non fa niente. È perché noi dobbiamo dare già un'immagine di una società seria, professionistica, anche se ancora non lo siamo. Chiaramente ho anche parlato col sindaco proprio ieri durante la presentazione del settore giovanile, sì, davanti a una platea bellissima di 300 genitori e ragazzi. C'è anche la squadra femminile. La squadra femminile, abbiamo messo in piedi 10 categorie, per cui siamo, insomma, perfetto, tutto quello che c'è da fare. Le basi per, addirittura ho fatto anche una bella proposta io al sindaco, che secondo me sarebbe la risposta a tutti gli imprenditori foggiani che vogliono dare una mano al Foggia, e non a Foggia, perché al Foggia la danno indirettamente anche a me, certo. Ma io non posso anche, come dire, accontentarmi
della parte giusta delle sponsorizzazioni, ma l'altra a destinarla a un impianto sportivo, chiesto al sindaco, perché non riunì, loro avevano grazie anche al dottor Di Carlo, recuperato 200.000 euro, mi pare, no? Sì. Io ho detto, invece di restituirveli questi soldi, metteteli a disposizione di un impianto sportivo che sia di proprietà del Foggia, non Foggia Calcio, ma di Foggia, sì, dei foggiani. Certo. A me non interessa che mi intestino campi, ma date la possibilità a chi, come dire, ai foggiani, ai bambini, alla prima squadra, di lavorare in un impianto dei foggiani, che è l'investimento più bello e più sicuro che può fare un imprenditore, no? Con piccola quota, si quotano tutti insieme e fanno questo lavoro qua. Questa sarebbe un'opportunità enorme per gli imprenditori, perché darebbero risposta alla città, e per la città di Foggia, perché darebbe una casa agli atleti, dai bambini fino alla prima squadra. Questo è un messaggio che mando anche, perché non entra nelle mie tasche, certo, questo, certo, assolutamente. Certo, certo. Non, però sarebbe una gran bella cosa. Luciano, continuiamo a parlare ancora di rosa di calciatori. Abbiamo detto che con il presidente, insomma, questa è una formazione che è ancora un cantiere aperto. Secondo te, anche alla luce di quello che abbiamo visto in queste prime tre gare ufficiali, dove bisognerebbe intervenire a tuo parere? Ma io credo che portiere, come diceva il presidente, abbiamo sicuramente il migliore, lo sta già dimostrando alla grande, un portiere che ha fatto vedere in queste prime tre gare il suo valore sicuramente. La difesa è un reparto ben assemblata, anche se ha sofferto di alcune mancanze legate a infortuni, come ha detto il presidente, o in preparazione atletica, però è un'ottima difesa. Io qualche dubbio l'ho, ma l'ho espresso anche al presidente, circa un po' il rifinito, il trequartista, cioè vale a dire il centrocampista in grado di mettere gli attaccanti in condizioni di segnare. Però è anche vero, come diceva il presidente Fellega, che abbiamo avuto un cittadino che non abbiamo mai visto. E che domenica non ha dispiaciuto. E che domenica non ha dispiaciuto. Salvi è un play. Anche sì. Salvi che può fare la mezzala, ma anche il play. In queste prime gare magari è stato utilizzato fuori ruolo per necessità. Per necessità. Sì. Lo stesso Gentile abbiamo visto che è un po' fuori forma, cioè lo diceva lei prima, sì. E si è visto chiaramente. Però ecco, io secondo me quello che mancava a questa formazione, ecco, un centrocampista di qualità, e io ne parlavo prima per i foggiani che si ricordano un certo De Zerbi, un centrocampista in grado di mettere le punte, quello dell'ultimo passaggio, ecco, quello servirebbe al Foggia, probabile che sia cittadino e magari lo vedremo. E poi io mi sbilancio, secondo me occorrevano non un attaccante bensì due buoni attaccanti oltre agli Presidente, a perché così si vengono i campionati. A proposito dei attaccanti, due attaccanti, da casa ci segnalano un nome che insomma sta circolando, Ortolani come attaccante. Lei ha sentito parlare Ortolani di Ortolani? Sta allenando con noi, ma Ortolani sta allenando con noi. Ah, si sta già allenando con voi. Sì, che novità insomma ci sono circa questo calciatore? È un giovane Ortolani. Sì. Lo stiamo guardando, lo stiamo valutando, ma dipende dal mister. Cioè, oggi ha allenato, mi pare, per la prima volta. Non è sicuramente quel profilo, ecco, se mi chiedete, di cui avete bisogno voi, insomma. No, nel senso, profilo importante. Lui può essere paragonato in questo momento a giocatori come Saladino e Russo, che sono un po' più giovani, eccetera. Certo. Però noi abbiamo bisogno, di due attaccanti, punta, almeno di una punta che ci garantisca quei 15-20 gol. Allora, Presidente, se ne arrivassero due da 7 gol sono pericolose. Allora è meglio uno da 14. È meglio uno da 14. No, ma ne potrebbero anche arrivare due. Noi, ripeto, il cantiere rimarrà aperto finché. Adesso va a vedere come si arrabbia di nuovo. No, adesso la faccio arrabbiare di nuovo. No, capitolo greco, da casa ci chiedono. Questa è una cosa che ha lasciato un po' qualche dubbio. Mi dispiace alla perché piazza. Io sono, purtroppo per greco, io sono una persona che legge molto i social. A me, un professionista, se tale lui è, che scrive quelle cose, mi dispiace, non merita risposta. Non merita risposta. Okay, bravo, ma lo dico non tanto per me, per i foggiani stesso, perché non si fanno queste cose. Sì, abbiamo letto anche noi ieri insomma qualche dichiarazione un po' fuori dalle righe. Poi ci chiedono quando finirà la campagna abbonamenti. Allora, la campagna abbonamenti finirà sicuramente questa settimana, adesso non so esattamente se finirà dopo domani insomma, o venerdì. Poi chiaramente valutiamo, ho detto anche di verificare ragazzi se riusciamo a
rateizzare, sì, laddove qualcuno non anche gli enti, dato, magari qualche ente. Gli enti l'abbiamo già, stiamo, sì, già facendo, ma anche laddove veramente il singolo o il gruppetto non riesce ad affrontare il pagamento, siamo aperti in sede a dare una mano. Ripeto, preferisco che facciano l'abbonamento e spendano 5 euro a biglietto, certo, che magari prima di pagare 10-12 euro, e questo purtroppo in futuro sarà, perché non possiamo fare diversamente. Oh, poi c'è questo regalo che avete deciso di fare ai tifosi con, vendendo, cioè dando i diritti del, sì, calcio Foggia a Eleven Sport. Quindi, sì, il Foggia potrà essere seguito in tutto il mondo, sia in casa che in trasferta, attraverso questo canale. È stata firmata questa sera l'intesa. E insomma, stiamo dando questa notizia proprio qui, ecco, in questa trasmissione. Ecco, mi soffermerei su questo aspetto, perché magari, magari non entra in campo domani la punta con il Leve per fare due gol, è vero, certo, però un risultato del genere è un risultato di grande prestigio per la società, certo. Abbiamo lasciato invariate certe cose, noi ci stiamo veramente organizzando come società, che veramente io non so cosa vi era in più in Serie B l'anno scorso a livello di organizzazione, forse i giocatori, ma c'erano anche gli avversari, però a livello di organizzazione interna, marketing, settore giovanile, televisione, abbiamo lasciato tutto in valore, lo stadio, tutto quello che potresti non fare in Serie D lo stiamo facendo. È vero che siamo a Foggia, però è anche vero che non ci sono 4 milioni di contributi che dà la Lega in Serie D. Per cui lo stiamo facendo con il nostro sacrificio, e questo è il regalo che siamo riusciti a fare. Io me la godo tutta, ma ripeto, me la godo e se la starà godendo anche Davide Pelusi, perché abbiamo fatto con Helin ci sono maggiori responsabilità, occorre una squadra sempre più forte, certo, Presidente, certo, perché ci vedono tutti, ci poi vedono tutti. Ma infatti noi stiamo rischiando, va bene, no, ma io vorrei che voi fra un mese mi piace il duetto tra il Presidente, sì, e Luciano, ogni tanto, vabbè, ma con Luciano, no, è vero, ma perché è la figura di M la facciamo in tutto il mondo. Quando, sempre, se, quante volte la chiama ogni giorno? Mi chiama 3 volte al giorno, mi manda, è stato il nostro consigliere. E mi poi permetto di scherzare con Luciano, sì, perché insomma siamo, poi volevo dare siamo un messaggio ai foggiani, sì, che, sì, del digitale. Sì. Siete troppo allenatori. noi non abbiamo bisogno degli allenatori in panchina, perché ci sono 4.500 foggiani. Cordalo facciamo fare il direttore generale, prendiamo uno qui a Foggia. E qui hanno fatto il mercato, i foggiani, hanno fatto l'allenatore, hanno messo il modulo, hanno detto quando si deve lanciare la palla, passare, cioè, fanno tutto loro. Insomma, mi piace, magari aveva già tutto pronto a Foggia quando è arrivato. Vabbè, Presidente, questa era l'università del calcio Foggia. Allora poi c'è un tifoso, che è molto simpatico, Presidente, dice che, insomma, lei, a parte il ringraziamento per quello che sta facendo per Foggia, sicuramente non è venuto a buttare soldi qui, anche perché insomma non è uno sceicco. Ecco, confermo che non sono uno sceicco. Confermo che sì, chiaramente stiamo bene, la mia famiglia sta bene, stiamo tutti bene, non abbiamo questo problema, però non sono uno sceicco, non butterò mai un euro dalla finestra, ma questa è una garanzia anche per voi, ve lo posso assicurare. Visto i precedenti? Sì, perché comunque nessuno toccherà il mio denaro e automaticamente nessuno sperpererà il mio denaro e il denaro della società, per cui questo ve lo posso confermare. Chiaramente... la garanzia però è anche un'altra, che sarò qua, cercherò di lavorare direttamente in casa, avranno la nausea nel vedermi il personale in ufficio, però questo sarà, questa è la garanzia. Poi chiaramente non sempre con i soldi stramilionari, e avete avuto la dimostrazione negli anni precedenti, si possono ottenere risultati, allo stesso tempo però lavorando seriamente io credo che nel medio tempo si possano raggiungere ottimi risultati a Foggia. C'è qualche tifoso che dice: domenica faremo 900 km per venire a Foggia e 900 per tornare. Vogliamo in campo gente che lotta? Ma diciamo che gente che lotta, secondo me già l'abbiamo vista. Chiaramente anche la lotta va affrontata col giusto equilibrio, ecco, speriamo che la gente nostra, i nostri ragazzi lotteranno ancora con l'equilibrio giusto, garantendo un minimo di gioco che secondo me piano piano, già oggi ho visto veramente una, non lo so, sarà un caso, però l'allenamento oggi veramente ho avuto la prima volta la sensazione di
di quella squadra che piace vedere a me nei movimenti, eccetera. No, sarà un caso, no? Però è così. Oggi mi sono rimasto una bella sensazione al campo. Luciano, io so che tu volevi fare una domanda al presidente. Quella scritta Tamma lì sullo stadio. Ma sì, quella scritta, ma è la domanda di un po' tutta la città, sai, perché c'è forse qualche cosa che non va con quella scritta, insomma, purtroppo. Ma la scritta Tamma sono brutti ricordi. Deve stare là, ma lo so, però a me non, magari a me ci non scappa, piace. Ci scappa la sponsorizzazione sulle maglie, no, presidente? Ma no, ma non penso che me lo permettano i tifosi, però io, ecco, anche qua, io sono un po' un pacifista, la verità, non mi piace. Io credo che, adesso non voglio esagerare, perché non conosco i fatti, magari starò dicendo cavolate, però io credo che la famiglia Sanella comunque qualcosa di buono l'abbia fatta, l'ha dimostrato. Ci ha portato in Serie B dopo 19 anni, allora, insomma, lo dobbiamo riconoscere. Sicuramente. Però poi l'estate scorsa ci ha fatto quel bel regalo. Ok, insomma, però sì. Sappiate questo, che non è il mio dovere, il mio compito difendere o giustificare le cose, perché veramente sto parlando di un qualcosa che non conosco, però mi piace vedere anche il lato positivo delle cose. Se ha fatto così tanto bene negli anni precedenti e hanno avuto delle disgrazie che insomma sono state riconosciute, io penso che loro probabilmente non volevano fare male al Foggia, questo è quello che io penso. Io sono il primo che se sbaglierò qualcosa non lo faccio perché magari voglio fare male al Foggia. Allora lì bisognerebbe un attimino cercare tutti insieme di digerire questa brutta faccenda e magari perdonare è una cosa che non posso permettermi di dire perché probabilmente adesso è presto, però riconoscere quello che è stato fatto, cercare di capire che secondo me la famiglia Sanella non è una famiglia che ha voluto il male del Foggia. Certo. Poi gli è capitato quello che gli è capitato. Prima di andare con un'altra telefonata, presidente, parliamo di Nini Corda. Nini Corda adesso assume il ruolo di allenatore. Sì, allenatore manager, perché lui ma sarà anche direttore generale. Beh, allenatore manager, come ha fatto già a Savona, per esempio, faceva un po' tutto. Le ha fatto qualche richiesta di giocatori? No, vabbè, noi abbiamo rivisto il budget, che l'ha sforato chiaramente come suo solito fare, proprio lunedì mattina dopo l'incontro con l'ex mister Mancini. Mi ha chiesto di rivedere alcune cose, le rivediamo assolutamente, perché se ci da fare uno sforzo lo facciamo assolutamente per un attaccante di livello. Certo. C'è chi giura di averlo sentito urlare a Fasano, insomma, nello spogliatoio a fine gara. Questo è un problema, speriamo non lo squalifichino, perché comunque ma questo fa parte anche del gioco. Eravamo arrabbiati tutti, e se fossi entrato nello spogliatoio anch'io avrei fatto la stessa cosa. Domenica. Ok, sentiamo chi è in linea. Pronto? 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 Sì, con chi parliamo? Volevo intervenire telefonicamente. Non sentiamo bene, con chi parliamo? No. Ah, prego, è già in linea, è già in diretta, pronto? Sì, okay. Io la sento. Noi la sentiamo, Mi consiglio di abbassare il volume? No, parla perché ti sentiamo. Ah, ok. Buonasera, sono Michele Barbaro. Ah, Michele Barbaro, sì. Ciao Michele, buonasera. Allora, il presidente ti sente, puoi andare con la domanda. Pronto? Puoi andare, Michele, puoi andare. No, non sentiamo più Michele Barbaro. Va bene, allora magari riproverà a chiamarci. Luciano, siamo nella parte conclusiva della puntata, così magari liberiamo anche il presidente, che è stato davvero così gentile questa sera a venire qui in trasmissione. Il presidente più social che abbiamo mai avuto, lo possiamo dire. Ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, ha risposto a tutte le domande in maniera molto tranquilla, a dimostrazione che insomma davvero ci tiene a fare bene. No, ma non c'è nulla da nascondere, non dobbiamo nascondere, abbiamo promesso di non nascondere nulla, non dobbiamo, dopo un mese, dobbiamo nascondere qualcosa. Ma, io mi sento di dire al presidente, credo che se arriveranno i risultati sarà la gratificazione più bella, perché scoprirà ancora di più, perché probabilmente questo è solo il 20-30% di quello che può essere la tifoseria del Foggia, ma se arriveranno risultati si accorgerà di qualche cosa di fantastico, perché
La tifoseria del Foggia è conosciuta in Italia, ma anche all'estero tantissimo. È una delle più apprezzate veramente al mondo, cioè favolosa. Quindi speriamo che arrivino i risultati. Ci sta seguendo Gigi Molino, fondamentale. Un ex calciatore attaccante del Foggia. Molino è un grande centravanti. Ha fatto tanti gol in maglia rossa. Ci vorrebbe uno come Gigi Molino da noi. Io non lo ricordo. Andremo in B direttamente. Allora, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Abbiamo qualche problema stasera con... Sì? Sì, chi è in linea? Pronto? Sì, ti sentiamo, pronto? Sì. Marco Di Pietro. Ah, perfetto Marco, buonasera. Allora, c'è il presidente che ti ascolta, vai con la domanda. Volevo chiedere al presidente, si sta parlando solo di attaccanti. Io penso che uno dei problemi più grandi si sono visti in campo il numero sulle fasce. Sì. Abbiamo compreso la tua domanda, i problemi sono sulle fasce, adesso vediamo cosa ti risponde il presidente. Beh, abbiamo anticipato che stiamo rinforzando la parte degli under, no? Che probabilmente sono anche quelli che utilizzeremo sulle fasce. A sinistra siamo abbastanza coperti con Di Ienno, che comunque è un ragazzo under, che ha già disputato oltre 60 partite in Serie D, vincendo due campionati, per cui è una discreta garanzia. A destra, l'abbiamo detto in premessa, stiamo soffrendo, abbiamo dei giovani ancora non pronti, stiamo rinforzando, cercando di... Questo sarà un discorso che porteremo avanti finché non troveremo una quadratura sul ragazzo giovane, perché ragazzi giovani non è facile trovarli, soprattutto, ripeto, ad agosto. Però stanno arrivando, li dobbiamo anche formare. Se siamo bravi anche a trovare quelli quasi pronti, e noi dobbiamo essere bravi a renderli pronti nel giro di un mese, così questo, che il giovane, sul giovane si può lavorare. Ok, grazie Marco per il tuo intervento, buona serata, ci sentiamo magari anche il prossimo lunedì. Allora, sono le 22:25, direi a questo punto, anche perché la regia con l'editore Biagio Policelli abbiamo sforato con l'orario. Allora, prima di andare a concludere con il presidente, Luciano, il tuo pensiero finale, questa prima puntata di Day After, questo appuntamento che terrà incollati i nostri ascoltatori ogni lunedì dopo la partita del Foggia, soprattutto cosa è emerso dopo questa chiacchierata con il presidente questa sera? È emerso sicuramente la volontà da parte di questa proprietà del Foggia di fare bene. Il tempo è stato pochissimo, indubbiamente è stato un tempo proprio risicatissimo, per cui hanno fatto, mi diceva il presidente, che si è dormito pochissimo in questo mese o poco più, per cui sono stati veramente fatti salti mortali come organizzazione, si è fatto tantissimo. Per cui sentire parlare di settori giovanili, di strutture sportive che si potrebbero fare, di un campionato da primato quasi che si possa fare pensando che potevamo sparire, di questo dobbiamo essere grato. In tutto questo, interviste, proprietà, trasmissioni, presenza. È un piacere, avervi. Io ieri stasera un'altra. Però questo va a suo merito, insomma. Posso dire tranquillamente che noi giornalisti non eravamo abituati a queste presenze. Quindi questo è un dato di merito. Male. Noi non avevamo tutte queste presenze nelle scorse stagioni in trasmissione, quindi questo le fa onore sicuramente. Grazie. Luciano, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, io ringrazio innanzitutto il presidente che ci ha allietati dalla sua presenza, e speriamo che ci porti il centravanti, quello per vincere il campionato. Anche due attaccanti. Allora presidente, il monitor è lì, la camera è lì. Un minuto per dire tutto quello che si sente di dire al popolo rossonero, soprattutto in questo momento particolare che la città sta vivendo dopo la sconfitta di Fasano, perché insomma una sconfitta ha fatto rivedere un po' lo spettro di quelli che sono i fantasmi che aleggiano in questa città. Magari tornare a vincere farà sicuramente bene, però lei in questo momento ha un minuto di tempo per dire al popolo foggiano, al 3 di settembre, che cosa ha in mente e soprattutto il suo desiderio. Vabbè, il mio desiderio l'ho già detto diverse volte, chiaramente il 3 maggio finisce il campionato, il 4 maggio compirò i miei 50 anni e il 12 maggio ci sarà il centenario. Speriamo sia da festeggiare, insomma. Speriamo che sia una triplice festa per tutti noi messi insieme, questo quello è il mio sogno chiaramente.
Quello che chiedo è di avere un attimino ancora di pazienza, nel senso un attimino si intende, lavoriamo, non lasciateci lavorare, lavoriamo magari tutti insieme, cioè, sì, anche a livello comunicativo, nei social, fuori dai social, allo stadio, tifo, proviamo per un secondo a essere positivi tutti, anche nei momenti difficili, perché è troppo facile essere, tu dicevi prima, se vinci qualcosa Foggia ti faranno, ecco, proviamo a essere... Come domenica è stata una giornata di M per tutti, proviamo a superarla insieme, non a, certo, certo, a vedere, certo, il male dappertutto. Cioè, sono arrivate, adesso vi dico un'ultima cosa, sono arrivate questi giorni cose che non fanno bene alla società, alla squadra. Io oggi sono dovuto entrare nello spogliatoio per rimproverare Di Ienno con un altro ragazzo, non ricordo chi è stato, perché sono stati accusati di aver fatto una serata sabato notte, sì, in discoteca. Sono cazzate, sì, perché io ero là con loro tutta la sera in albergo, voglio dire, sono stronzate. Allora, certo, questo non è aiutare la società, questo è creare dei problemi, chiaro, creare dei malumori, chiaro, perché magari il mister si può, come dire, si può arrabbiare, può insospettirsi, non è dare tranquillità. E queste voci di mercato, che la gente se ne sta andando, che sta scappando da fuori, tutte cazzate. Perfetto. Io vi confermo che se andrà via qualcuno è una scelta fatta dalla società e dal ragazzo di comune accordo, ma questo non è scappare, perché è un cantiere. Quindi che smentiamo, insomma, le voci di calciatori, no, che stanno scappando, insomma, aiutiamoci, da aiutiamoci, certo, almeno, certo, in questo periodo dimostriamo di voler rinascere. Queste trasmissioni servono anche, sì, a questo, Presidente. Sto raccontando, sì, questo, certo, certo. Io non sono arrabbiato oggi, sono il mio modo di essere. No, ma è giusto, ma è giusto che ha ravvivato la puntata, cioè, sicuramente. Dobbiamo, ecco, ma poi a dicembre siamo a metà del giro d'andata, se siamo a 10 punti, 12 punti dalla seconda, avete ragione di arrabbiarvi, ma io spero non sia così. Questo dobbiamo pensare. Poi da lunedì prossimo, dopo Day After, c'è anche la partita dei mitici che conduce quel signore lì con gli occhiali, che insomma poi ai tifosi fa dire tutto quello che vuole, quindi, quindi bisogna stare attenti. Okay. Allora, grazie Presidente, grazie buonanotte davvero a tutti, buonanotte per la sua presenza qui negli studi di Mitico Channel. Io la non finirò mai di ringraziarla, insomma, per averci dato la possibilità di averla qui nel numero 1, numero 0, così come lo vogliamo chiamare. L'appuntamento a questo punto è a lunedì prossimo, racconteremo di Foggia Agropoli, speriamo di potervi raccontare anche della prima vittoria del Foggia in questa stagione e magari, perché no, darvi anche qualche bella notizia circa il mercato e quant'altro ruoti intorno al mondo rossonero. Grazie a tutti per averci seguito, miglioreremo anche sicuramente la questione delle telefonate la prossima settimana, capiteci, siamo al numero uno, veniamo dalle vacanze estive, quindi insomma è già tanto quello che abbiamo messo su questa sera. Appuntamento a lunedì prossimo, forza Foggia, grazie Presidente. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito.